Ecco, proseguiamo la nostra meditazione sulla parola di Dio, sull'innamoramento, diciamo così, della parola di Dio, sulla comprensione di questo immenso dono da cui derivano tante altre cose. E lo facciamo aiutati dal Vangelo di oggi, in cui i parenti di Gesù, alcuni parenti di Gesù, vogliono vederlo, sono impediti un po' dalla folla, glielo fanno sapere. Ecco, però Gesù fa una rivelazione, non li ammette subito davanti a sé, non va neanche loro incontro e risponde così. Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre. Siamo nel Vangelo di Marco 3, versetto 35. E questa è una rivelazione grandissima, innanzitutto del fatto che Gesù ha una famiglia nuova, diversa di quella naturale, molto superiore ad essa. Gesù sicuramente anche ha avuto questa famiglia sua, composta dalla Madonna, da Giuseppe, in cui ha vissuto tantissimo, che amava tanto. Però quando sviluppa la sua missione, crea una nuova famiglia, superiore a quella di prima, perché anziché basarsi sul legame di sangue, che naturalmente è un legame molto forte, si basa sul legame di Spirito Santo, cioè di questa vita di Dio in noi che ci rende creature nuove, ci fa sentire amati non solo dai nostri parenti quando c'è l'amore, ma soprattutto da Dio stesso. E a dire il vero, Gesù è venuto proprio per creare questa famiglia che porta anche a un giusto distacco dalla famiglia naturale, o meglio, un superamento dell'amore naturale. Ecco perché Gesù dà questa risposta. La mia famiglia non è per dire che quella non era la mia famiglia, ma perché adesso questa è la grande famiglia di Dio che io sono venuto a creare. E poi c'è un secondo insegnamento qui. Questa famiglia come nasce? Come si sviluppa questo legame profondo con Gesù e con quelli che lo seguono? Gesù dice: chi fa la volontà del Padre mio? La volontà di Dio è la porta d'ingresso nella famiglia di Gesù. Ecco, quindi per noi qui c'è un'indicazione chiara e forse anche un appello alla conversione. Noi non diventiamo della famiglia di Gesù semplicemente per alcuni riti e perché facciamo un po' di bene, perché siamo onesti più o meno. No, questo non basta. Diventiamo di Gesù quando facciamo la volontà di Dio, quando scegliamo Dio come tesoro della nostra vita e ci impegniamo a fare la sua volontà. E in questa volontà ha un posto rilevante la parola di Dio. Difatti, in un altro testo, parallelo a questo, non si dice chi fa la volontà di Dio, ma chi ascolta e mette in pratica la mia parola, perché la parola di Dio è la strada per capire quello che Dio vuole. Come anche nei rapporti familiari, noi ai figli tante volte, quando non ci ubbidiscono, cosa diciamo? Non ci ascolti, non mi ascolti, non mi dai retta, quindi non mi vuoi bene. Perché se tu ti fidassi di me, voler bene vuol dire anche fidarsi di una persona, soprattutto di un genitore, di un educatore, ascolteresti quello che io ti dico. Ecco, oggi in modo superficiale si dice ti voglio bene lo stesso, ma faccio quello che mi pare piace. E questo non funziona nei rapporti profondi, neanche con Dio. Quindi fare la volontà di Dio è ascoltare la sua parola, che nella sostanza profonda è accogliere Gesù. Perché cosa, tutte le parole di Dio si convergono in Lui. Difatti Dio Padre dirà due volte nel Vangelo, ascoltatelo, ascoltate Lui. Ecco perché dobbiamo prendere più sul serio questo impegno di
ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica, perché da qui dipende la nostra salvezza o la nostra perdizione, il nostro ingresso nell'amicizia con Gesù, nella sua famiglia, o rimanere fuori, come purtroppo è capitato a diversi parenti di Gesù. Gesù ha avuto dei parenti che non hanno capito proprio niente della sua missione, proprio niente. E alcuni di questi, dice il Vangelo di Marco, lo pigliavano per pazzo, vedendo come lui si dedicava a tutti, a questa evangelizzazione, con questi prodigi, eccetera. Ecco, quindi prendiamo occasione di questa giornata nuova che Dio ci dà con una nuova grazia, per innamorarci di più della parola di Dio, come via per conoscere quello che Dio vuole da noi e come via per appartenere alla famiglia di Gesù. Che bello è questo quando io l'ho trovato in alcune persone, a volte anche in me, che bello quando uno sente nel profondo del cuore che fa parte di questa grande famiglia, la famiglia dei figli di Dio, dove ci sono tante persone che tu neanche conoscevi prima, neanche conoscevi, Dio te li ha dati come fratelli e sorelle che nascono per sua opera. E poi di questa grande famiglia fanno parte anche i santi del passato, che adesso sono in Dio, eccetera. Una cosa bellissima. Quando nasce nel nostro cuore questa scoperta, diciamo così, di essere membri della famiglia di Gesù, non solo viene una grande gioia, ma scompare anche quella triste solitudine che si soffre nel mondo. Ecco, per questo vi benedico. Il Signore sia con voi. Padre Santo, ti ringrazio che ci hai fatto giungere a questo 28 di gennaio 2020. Ti ringrazio anche per questa bella abitudine di poter cominciare insieme la giornata meditando la tua parola. Fa che possiamo crescere di più, fa che possiamo innamorarci della tua parola e anche capirla di più. E avere questo frutto, questa gioia di appartenere a te e alla tua famiglia. Per questo benedico i tuoi figli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Voglio fare un'Ave Maria speciale oggi perché non so se lo sapete, ma è la festa, la memoria liturgica di San Tommaso d'Aquino. L'intenzione dell'Ave Maria, della preghiera, è che possano nascere nel nostro tempo molti, molti studiosi geniali della parola di Dio e grandi predicatori. Preghiamo anche per tutta la sua famiglia religiosa, i padri domenicani, che abbiamo anche la gioia di avere ancora a Messina, perché il mondo di oggi non soffre solo la fame, la mancanza di mezzi materiali. Tante persone, anche in Occidente, soffrono della mancanza di senso della vita, di sapienza, e soffrono la grande confusione, il senso di smarrimento che c'è nel mondo. Ecco, la risposta a questo dramma è che possano nascere nel nostro tempo dei geni proprio, dei grandi predicatori, uomini veramente santi, che possono illuminare le persone con la loro vita, con la loro predicazione, con i loro studi. E anche salvare, correggere certe correnti di morte che ci sono nella cultura moderna, correnti terribili per le quali molte persone saranno dannate in eterno. Ecco, chiediamo al Signore proprio questa grande grazia, come ha fatto nascere San Tommaso d'Aquino, che dopo 800 anni ancora con i suoi insegnamenti illumina tante persone, e fare nascere uomini, anche donne, perché adesso stanno emergendo, tra poco faremo una festa, un convegno su Sant'Ildegarde di Bingen, che possono nascere, e poi qualche giorno fa è stata celebrata Chiara Lubich, che possono nascere anche tante donne veramente sapienti, geniali, che possono portare una luce di sapienza in questo mondo. Per questo diciamo Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa giornata.